Colpa mia, colpa tua, colpa di nessuno. Regionale Bianca D'Angelo la consigliera una campagna di formazione contro la violenza di genere, contro la violenza sulle donne, l'impegno delle donne che siedono in Regione Campania. L'impegno c'è tutto, io non mi stancherò mai di ripeterlo che la Regione Campania dall'inizio di questa consiliatura ha già legiferato due volte su questa tematica contro la violenza sulle donne, dimostrando una grande sensibilità e una grande centralità rispetto a un problema che è diventato una vera e propria piaga sociale. L'ultima legge approvata è una legge della quale sono prima firmataria il 4 luglio di quest'anno, che istituisce sul territorio, su tutto il territorio regionale, nelle strutture pubbliche, degli sportelli antiviolenza che potranno dare un'assistenza clinico-psicologica a tutte le vittime di abusi sessuali o fisici. Siamo con Antonio Curcione, assessore alle politiche sociali del Comune di Casalnuovo di Napoli. Una campagna dell'ambito Napoli 8, di cui il Comune di Casalnuovo è capofila, insieme poi con il Comune di Acerra. La violenza è muta, tu no, esci dal silenzio. Una campagna informativa per sapere con chi parlare. È una campagna proprio per fare uscire dal silenzio chi subisce abusi e violenze di genere. Il nostro ambito territoriale è firmatario di un accordo fatto con la Procura di Nola e con le forze dell'ordine per la costruzione di una rete di protezione di persone che subiscono violenza e abusi. Quindi abbiamo investito molto in questa campagna di comunicazione, campagna che è stata fatta con fondi della Regione, che è il patrocinio dell'assessorato alle politiche sociali del dottor Bernardo Russo. Quindi un lavoro capillare che abbiamo fatto sul territorio, dei plan che sono stati distribuiti in tutte le scuole, in tutte le parrocchie del territorio, perché riteniamo purtroppo che il fenomeno della violenza, gli ultimi dati ormai ci parlano più che di un fenomeno, di un femminicidio. Stiamo parlando che in Italia ormai nel 2012 ogni 2 giorni viene uccisa una donna, quindi un paese civile deve essere, si basa anche su come vengono trattate le donne. È una frase appunto che l'autrice fa dire all'aggressore, allo stalker, alla sua vittima. La frase è questa: mine first, mine last, mine even in the grave. In all'anglofa mi traduco: mia prima, mia ultima, mia anche nella tragedia. Mia, mia, mia. È un problema di possessività. E non è solo lo stalking ad essere un problema di possessività, perché chi non accetta di essere abbandonato vede gli altri, soprattutto la sua donna, la donna in generale, non come un essere umano, ma come un oggetto di sua proprietà. Io posso possedere un libro, posso possedere questi fogli, sono miei, il concetto di proprietà della società, non posso possedere un'altra persona.